Siamo ad Almeria, nella costa tropical, all'interno di uno dei più grandi e prestigiosi golf resort di quest'area della costa spagnola e, come periodicamente facciamo, provvediamo a effettuare un outlook sull'andamento del mercato immobiliare residenziale spagnolo sulla base dei dati a consuntivo che abbiamo recepito sul 2016, che si è dimostrato un anno decisamente performante. Citiamo alcuni dati per aiutare la lettura dell'effetto traino e del boom che ha caratterizzato l'anno passato. Considerate che la stampa di settore immobiliare ha caratterizzato, ha descritto il 2016 come un mercato immobiliare con un anno con il viento in poppa, cioè quindi con una propulsione rialzista decisamente incoraggiante. Più 16,8% l'aumento delle compravendite di viviendas, quindi l'aumento del numero delle compravendite immobiliari di quasi 20 punti percentuale, e poi un apprezzamento del metro quadrato a seconda delle aree specifiche in cui ci troviamo, che va da un più 5 a un più 8%. Le aree maggiormente attrattive da questo punto di vista, che hanno generato significative performance, sono state il distretto di Madrid ed il distretto di Barcellona. La Brexit, durante il corso dell'anno, che sembrava essere lo spauracchio, considerando che un quinto delle compravendite sono generate da investitori di provenienza britannica, quindi si ipotizzava che la Brexit potesse in qualche modo produrre un impatto negativo. Tutto sommato, abbiamo visto che nel corso dell'anno, soprattutto nella fase finale, questo tipo di fenomeno si è sensibilmente ridotto o addirittura sterilizzato. Il mercato immobiliare spagnolo si dimostra ancora il più interessante in Europa, particolarmente attraente per i fondi immobiliari che stanno facendo incetta di viviendas, soprattutto da da mettere successivamente a reddito, con l'idea di creare rentabilità, quindi opportunità di redditività sull'investimento effettuato. Il 2017, sulla base soprattutto dei numeri di traino che ha l'economia spagnola in questo momento, si dimostra essere addirittura più potenzialmente interessante del 2016, in seguito alla fase di recovery che sta vivendo tutta l'economia spagnola. Quindi l'idea di avere soprattutto coppie giovani, persone che escono dal paro, dalla disoccupazione, e con il proprio lavoro hanno la possibilità di poter accedere a finanziamenti con maggior facilità rispetto ad esempio a 3 anni fa, questo dovrebbe spingere, dare ulteriore enfasi ed abbrivio alla crescita sia delle compravendite che soprattutto dei prezzi al metro quadrato. Ci ritroveremo qui probabilmente tra 6 mesi a commentare il primo semestre a consuntivo del 2017, confidando in un proseguo di questo trend costantemente in ascesa.